Partiamo da due dati. Il primo, nel Piacentino a gennaio sono state contabilizzate 112.000 ore di cassa integrazione, che diventano 206.000 a febbraio, un incremento dell'84%. Il secondo dato, nel 2016 la disoccupazione a Piacenza è arrivata al 7,5%, se si conta quella giovanile al 25,4%. Quando si parla di lavoro, quali scelte può prendere un'amministrazione locale? Lo chiediamo a Sandra Pontini, candidata a sindaco di Passione Civica, che è formata anche da alcuni fuoriusciti del PD di area bersaniana, del Movimento Articolo 1, e ad Emanuele Solari, candidato a sindaco di Forza Nuova. Parto da lei, Solari. Quali scelte può prendere il Comune sull'occupazione? Ma il Comune sull'occupazione ha delle scelte che possono incidere sulla macchina amministrativa. Cioè occorre una semplificazione delle procedure. Faccio un esempio. Se un commerciante vuole ampliare il dehor, vuole mettere un gazebo, così non deve avere 5 mesi di limbo davanti. Le procedure devono essere più rapide e devono essere semplificate. In questo modo si potrebbe incentivare anche, ripeto, la libera iniziativa, cioè l'amministrazione deve favorire chi vuole lavorare onestamente, non deve mettere degli ostacoli per cui arriviamo a dei paradossi, per cui per mettere due tavolini fuori da un bar ci vogliono chili di carte bollate. Queste sono un po' delle evidenze che abbiamo, ripeto, semplificazione della macchina amministrativa. È una cosa fattibile quella che dice Solari? Sì, sempre bisogna rispettare le regole e quindi le norme nazionali, che andrebbero sicuramente semplificate proprio per agevolare sia i commercianti ma anche l'imprenditoria di tutti i tipi. Quindi si deve cercare anche a livello nazionale di fare delle norme che agevolino le iniziative poi dei singoli per aprire delle attività. Ecco, ma a livello locale invece cosa si può fare di concreto? Beh, nei regolamenti che sono regolamenti comunali, bisogna cercare di incidere su quello. I regolamenti vengono approvati dal Consiglio Comunale, quindi bisogna cercare di semplificare anche quelli. Il lavoro deve tornare ad avere una dignità, e dignità significa che non si può lavorare per 500 euro al mese, come si lavora presso alcune realtà qua a Piacenza. Non si può avere dei salari che non consentano neanche di pagare un affitto. Cioè il lavoro deve tornare ad avere una dignità. Credo che questo sia un tema, e mi permetto di dire, che possa accomunare, chiamiamo, opposti schieramenti, perché nessuno parla più di dignità del lavoro. Non bisogna solo dire bisogna creare posti di lavoro, bisogna creare posti di lavoro che consentano ai giovani di avere una vita serena. Non si può essere tutti ricchi, però ovviamente anche l'operaio deve avere un salario che gli consenta di vivere dignitosamente. Ecco, questo in realtà è molto attuale, perché negli ultimi mesi a Piacenza si è parlato di logistica. Alle Mose oltre 1.800 addetti lavorano nei magazzini e si è parlato di un nuovo polo. Sì o no? Perché si parla di qualità del lavoro ma anche di quantità. Cioè creiamo posti di lavoro, ma poi che condizioni ci sono in questi magazzini? È quello che le sto dicendo. Quello che dico, io vorrei un'alleanza, e lo dico, tra le realtà, le chiamo nazional popolari, che possono essere di sinistra o di destra, così, proprio a difesa dei lavoratori. Non è sufficiente creare posti di lavoro. Cioè il lavoro deve avere una dignità, come mi dice lei, e deve avere una retribuzione che consenta a un ragazzo di 20 anni di poter vivere, di poter costruirsi se vuole una famiglia, non di essere sempre, bisogna far guadagnare meno il grande capitale e far guadagnare di più gli operai. Credo che questa cosa bisogna dirla chiaramente, meno il grande capitale e più gli operai. Se fosse per lei, Pontini, il nuovo polo logistico si dovrebbe fare o no? Ma io ritengo che prima di tutto bisogna guardare a quello che abbiamo già, cioè Piacenza sappiamo per la posizione che occupa territorialmente è una zona votata alla logistica, però noi non dobbiamo fermarci sulla logistica e pensare che Piacenza abbia possibilità di sviluppo solo su questo, soprattutto perché ancora adesso tutte le aree agricole che sono state occupate da stabilimenti per la logistica non sono veramente ancora tutte occupate. Poi sappiamo che questo nuovo, cioè questo polo logistico che abbiamo già sul nostro territorio, appunto, non permette a tutti i lavoratori di vivere dignitosamente. Anche per me è molto importante, appunto, la dignità del lavoro, ma bisogna anche rivedere un po' questo polo che c'è, anche per gli accessi, per
dare qualità anche a questo polo. Penso ad esempio al fatto che i camion che arrivano lì dovrebbero essere incentivati ad utilizzare anche dei mezzi meno inquinanti. Penso ci sono alcune ditte multinazionali che usano il gas metano e dovremmo cercare anche come amministrazione di parlare con chi si è già insediato nel nostro polo logistico e cercare di trovare delle vie proprio che facilitino loro sul lavoro e anche la qualità della gente di Piacenza che vive lì. Se sono poli logistici come sono adesso, che appunto non danno risultati sia in termini di occupazione che di qualità della vita delle persone che ci lavorano, allora ci basta quello che c'è. Questa giunta non è stata in grado di instaurare questo dialogo? Questa giunta abbiamo visto che ci sono state tante manifestazioni e tanti problemi al polo logistico, quindi penso che dei problemi ci siano ancora. Forse bisognerebbe veramente avere la capacità di dialogo e di ascolto sia degli imprenditori che si sono insediati lì e dei lavoratori, quindi cercare di trovare il modo per parlare, per migliorare la vita appunto di tutto questo comparto molto importante. Poi bisogna anche pensare ad esempio al fatto che molti lavoratori della logistica non hanno i mezzi per arrivare lì, non ci sono pullman, non ci sono pullman nelle ore di lavoro di queste persone, quindi c'è ancora tanto lavoro da fare sull'esistente. Quindi prima di ampliare con nuovi poli, vediamo di far funzionare bene quello che abbiamo già e di riempirlo, visto che ci sono ancora degli spazi già costruiti ma non occupati. Piacenza, voglio dire, non può, qualcuno direbbe, non si può morire di sola logistica. La logistica è importante, ma bisognerebbe anche incentivare altre attività di reddito, cioè dobbiamo ancora permettere ai giovani di diventare artigiani, di diventare piccoli commercianti, cioè l'economia non è solo logistica. Aggiungendo quello che diceva la signora Ponzini, ci vuole comunque un nuovo patto tra imprenditorie ed operai, e in questo senso la politica si deve inserire. Noi crediamo che la politica in questi anni non l'abbia mai fatto, per ragioni che potremmo star qua a discutere per tante ragioni, e comunque la politica deve inserirsi in questo confronto tra imprenditorie e operai per trovare un equilibrio corretto. Ecco, ha citato i giovani. Abbiamo detto che nel 2016 la disoccupazione giovanile a Piacenza era del 25,6%. I centri per l'impiego, abbiamo visto il comune ha aperto Spazio 2, questa cittadella del lavoro, con dei laboratori di manualità, artigianato, per sviluppare delle competenze trasversali per questi giovani. È stata una soluzione corretta? No, non lo, dovremmo vedere i dati adesso statistici, ma mi pare che non abbiano inciso più di tanto queste che sono, io ritengo, è più forma che sostanza. Qui quando dico che dobbiamo favorire l'imprenditoria giovanile, noi potremmo pensare anche a una tassazione comunale per quanto riguarda le tasse che il comune può riscuotere, le imposte che il comune può riscuotere, che possa, diciamo, avvantaggiare come IMU e come TASI i giovani imprenditori. E quando dico giovani imprenditori, parlo di chi vuol creare delle piccole realtà, perché la ricchezza di un paese non è fatta dai poli logistici e non è fatta dalla grande industria. La ricchezza di un paese è fatta da tanti piccoli commercianti, da tanti piccoli artigiani, da tanti piccoli imprenditori. Noi vorremmo incidere molto su questa realtà, il piccolo commerciante, il piccolo artigiano e il piccolo imprenditore, che tutti insieme, insomma, contribuiscono alla ricchezza nazionale. Tornando alla disoccupazione giovanile, centri per l'impiego sono, secondo lei, ormai un miraggio per i giovani o funzionano ancora? Ma sinceramente, dopo aver ascoltato quello che ha detto il ministro del lavoro, che è meglio andare a fare una partita di calcetto perché lì si inizia a conoscere le persone e magari a trovare occupazione, penso che ci sia un problema reale molto serio per i ragazzi. Io penso sempre che le competenze dei giovani vadano sfruttate, dobbiamo cercare però di aiutare i ragazzi giovani a trovare lavoro e a non dover allontanarsi da Piacenza. Oggi abbiamo presentato la nostra lista, c'è un ragazzo di 19 anni e lui proprio in presentazione della lista ha detto: io amo Piacenza, voglio stare a Piacenza, sono uno studente universitario e mi candido perché voglio poter rimanere nella mia città e avere possibilità. Quindi secondo me bisogna dare delle idee a questi giovani, io penso molto anche alla green economy.
è una cosa che dà molto spazio e quindi penso, sono poi progetti che devo adesso condividere con il mio gruppo, ma abbiamo tanti spazi anche per attività di orti per i giovani, visto che siamo tutti, adesso tendiamo tutti ad andare a comprare a chilometro zero e perché non lasciare questi spazi a dei ragazzi giovani che possono fare delle attività in questo senso? Quindi dobbiamo cercare di tenere i giovani e le potenzialità e le competenze che abbiamo qua a Piacenza. Il comune può fare, ci vogliono idee che si possono concretizzare anche senza grosse spese, bisogna solo presentare dei progetti, poi i finanziamenti si riescono anche a trovare. Condivide Solari? Sì, condivido, le idee di buonsenso le condivido. Ripeto, dobbiamo ripartire, e mi aggancio sempre a questo, bisogna ripartire. La ricchezza della collettività è data dalle piccole attività. Questa è la nostra opinione che riteniamo sempre. Quindi bisogna favorire, quando dice la signora Ponzini, la green economy, quello certamente. Voglio dire, l'agricoltura a costo zero, abbiamo della terra straordinaria, si possono creare, appunto, incentivare l'agricoltura, dobbiamo far Il ritornare. comune ha creato anche dei nuovi orti comunali, pensiamo al Monte Cucco, qualcosa è stato fatto? Sì, ripeto, molto credo, molto belli come public relation, ma sostanzialmente direi che non sono incisivi, sono iniziative molto belle, Ma più chiamiamo. che altro di carattere sociale Ma per gli certo. anziani e van benissimo, perché loro poi sappiamo come funzionano questi orti, Noi hanno il loro ma pezzetto, ma noi certo, ma vogliamo certo. però creare anche occupazione Noi per i parliamo occupazione, giovani. parliamo. Se abbiamo il giovane che è interessato a creare una realtà, non so, a coltivare della cicoria qua a Piacenza o a coltivare della barbabietola da zucchero, è possibile, si possono ancora. Dobbiamo creare degli incentivi per questo ragazzo che vuole mettersi una piccola. È questa. Invece abbiamo assistito in questi anni a un privilegio verso la finanza, la speculazione, verso i soliti noti, distruggendo l'economia dei piccoli, volendo distruggere la classe media, il piccolo imprenditore, ci vuole un'inversione di tendenza e questa è proprio una grande inversione di tendenza. Perfetto, grazie, grazie a Sandra Ponzini, Passione Civica, ed Emanuele Solari, Forza Nuova, per essere stati qua in Officina Piacenza. Grazie. Grazie a voi.